commentare insieme un po' quello che è accaduto stamattina a Milanello, questo l'arrivo nel centro sportivo rossonero. Ci potrà essere poi eventualmente ancora utile e ancora più preciso Pietro Mazzara, che si trova lì, e più tardi all'inizio della seconda parte lo sentiremo al telefono. Però questo il primo arrivo, il primo impatto con il centro sportivo di Milanello da parte di Mario Balotelli, un Balotelli che sicuramente si è trovato proiettato nella sua nuova realtà così come voleva da tempo. Lo vedrete, insomma, vengono mostrate, presentate intanto le persone che saranno accanto a lui quotidianamente nel centro sportivo di Milanello, ma poi anche soprattutto, insomma, prendere contatto con chi lavorerà insieme a lui. Questa è la discesa nella parte sottostante alla clubhouse, dove Mario ha continuato a fare le visite non solo del centro sportivo rossonero, ma anche relative alla sua persona, per poi approdare ufficialmente con la maglia del Milan. E questo invece è il tour che appunto prosegue, vede proseguire Mario nei pressi della zona del bar, fino a quando poi arriva, eccolo qui, per la colazione. È arrivato presto Mario Balotelli a Milanello. Dopo la colazione, la passeggiata che lo ha portato con Vittorio Mentana e Giuseppe Sapienza nei pressi dello spogliatoio. Lo vedremo arrivare appunto anche all'interno della zona che poi sarà di sua competenza e che lo vedrà protagonista tutti i giorni. Gli sarà anche indicato, lo vedrete, il posto nel quale si siederà. Credo che uno dei due compagni vicini possa essere Bojan, poi magari avremo conferma anche qui dal centro sportivo rossonero, almeno questa era un po' l'idea di ieri, di inserirlo e di posizionarlo in quella posizione dello spogliatoio. Eccolo qui Mario che fa il suo ingresso, e tra poco avremo anche la possibilità di ascoltare le parole di Simone Folletti, il responsabile dei preparatori atletici. Uno scambio rapido, giusto di presentazione e di illustrazione di quello che sarà poi il lavoro del nuovo attaccante rossonero. Eccolo qui Mario che entra per la prima volta nello spogliatoio del Milan, gli viene indicato il suo posto e tra qualche istante magari potremo sentire anche l'audio originale, la presentazione con Simone Folletti. Sentiamo. È quello che adesso ti spiegherò un po' di cose, ti dirò cosa facciamo questa mattina, faremo qualche valutazione semplice, niente di particolare a livello atletico. Quando sei pronto, dopo ti faccio fare un giro, che ti faccio vedere un po' la palestra, dove lavoriamo, tutto qua, ok? Ecco, questo è il primo contatto verbale con lo staff del Milan. È chiaro che poi con Massimiliano Allegri si era già incontrato ieri sera, vedremo tra poco la foto relativa all'incontro di mister Allegri e di Mario Balotelli. Dal Balotelli in borghese si passa al nuovo Balotelli in rossonero, con la giacca della tuta del Milan, con l'abbigliamento che, eccolo qui, lo vede protagonista dell'inizio dei test, dell'inizio del lavoro appunto con la maglia rossonera. Non è ancora quello ufficiale per una partita, ma basta questo per essere contenti, per vedere l'entusiasmo che ci può essere intorno a Mario Balotelli. Si percepisce un po' dei messaggi che stanno arrivando, un po' anche da quello che avete già scritto e vissuto nella giornata di ieri. Sicuramente oggi vederlo all'interno del suo posto di lavoro è qualcosa di diverso. Queste sono le prime immagini assolutamente in esclusiva che vi vengono proposte, che Milan Channel ovviamente non poteva mancare, non poteva saltare, e qui prende visione di quella che è la struttura appunto in questo caso della palestra, fino a quando poi da lì potrà vedere anche l'uscita sui campi. Avete visto il saluto di Niang, che è andato a salutare colui che ieri ha definito a me personalmente il suo fratellino, e queste invece le prime corse, sempre corse che riguardano i test, quindi una parte fondamentale questa iniziale per Mario Balotelli, cosa che è avvenuta e avviene tutte le volte che c'è un nuovo arrivo. È avvenuto anche per Zaccardo. Qui siamo ovviamente con le immagini sulla giornata di oggi, sulla giornata che ha visto Balotelli arrivare molto presto a Milanello, l'abbiamo visto poco fa, ha avuto il tempo anche di fare una colazione abbastanza veloce e poi recarsi negli spogliatoi. Soprattutto qui lo vediamo, dopo averlo visto in borghese, con la maglia d'allenamento del Milan, dove queste corse non sono tanto da definirsi come allenamento quanto appunto di test
in vista di quello che sarà poi il lavoro che i preparatori potranno programmare per lo stesso attaccante dell'ex attaccante della Manchester City, oggi finalmente giocatore del Milan. Tra poco vi ricordo che ascolteremo anche le sue parole, le prime pronunciate da giocatore del Milan ieri appena sceso dall'aereo, accolto dal direttore Mauro Suma, che come è accaduto anche in passato ha raccolto le sensazioni, le emozioni, quello che insomma era bello da poter raccogliere appena arrivato in Italia dall'Inghilterra. Nel passato è accaduto da altri campioni, questa volta invece è accaduto per Mario Balotelli. Continuiamo a stare su queste immagini, Mario che guarda oltre, lo vedete qui la palestra si affaccia sul campo centrale. Ringraziamo chiaramente il Milan, la comunicazione e lo staff che ci hanno permesso di entrare all'interno della palestra per poter riprendere questi primi momenti di vita rossonera, di lavoro rossonero di Mario Balotelli. Questa la corsa, insomma la sua cadenza la conosciamo bene, vissuta sicuramente con molta più partecipazione che con altre maglie durante l'Europeo. Lo sfortunato e comunque europeo giocato bene da Mario, che si è concluso con la sconfitta con la Spagna, ma di cui lui è stato sicuramente un protagonista. Abbiamo letto poco fa sui giornali il ricordo del presidente Berlusconi della partita contro i tedeschi, l'ha fatti piangere, è stato detto, e da lì insomma il desiderio ulteriore di poterlo avere con la maglia del Milan. E lui guarda l'orizzonte, guarda in questo caso la clubhouse, continuando ovviamente a lavorare. Vedete che appunto Niang gli si è fatto vicino, Niang che ieri era abbastanza curioso di sapere il momento dell'arrivo, dello sbarco di Mario Balotelli, ha chiesto due o tre volte, ma insomma ci sono stati i rinvii che sappiamo, e di conseguenza c'è stato soltanto la comunicazione dopo l'allenamento. La squadra era in campo quando Balotelli è arrivato a Milano Malpensa, e la comunicazione appunto dell'arrivo con Niang, che subito si è precipitato da lui per salutarlo, per stare insieme, per scambiare qualche battuta ovviamente simpatica. Questo invece è un altro momento che ricorda altri arrivi, io in particolare ricordo quello di Andrei Shevchenko, le prove che sono state fatte, ma lo stesso Zlatan Ibrahimovic al momento del suo arrivo, che aveva destato una grandissima impressione per la sua forza, per la sua potenza. Però ecco, questi sono i momenti di lavoro, i momenti in cui Mario Balotelli va a sprigionare, per quello che riguarda la parte bassa, quella delle gambe, la forza, i primi esercizi quasi morbidi di riscaldamento, e poi vedrete che invece, forse vedrete, non lo so, non sono ancora sicuro, ma avrete modo il saluto intanto di Marco Meglia, la forza che poi andrà appunto a sprigionare per le varie valutazioni in occasione di questi test, che sono importantissimi non tanto per i giocatori quanto soprattutto, ripeto, per i preparatori, perché prendono coscienza della persona, della struttura fisica, delle potenzialità, delle qualità con cui hanno a che fare, e su quello poi, su tutti i dati che andranno a scaricare, verranno fatte le varie valutazioni, e da lì sapere come poter impostare il lavoro di tutti i giorni. Qui insomma comincia a essere un po' più dura rispetto all'inizio, avete visto le prime movenze della gamba che erano sicuramente più morbide, qui invece c'è un po' più di resistenza da parte della macchina, e questo fa sì che vengano scaricati i primi dati. I commenti poi avremo modo di averli nel corso delle prossime ore, dei prossimi giorni, per capire che tipo di giocatore si sono trovati davanti. Qui siamo con Andrea Primitivi, oltre che Simone Folletti, dicevo Andrea Primitivi, uno dei preparatori della Milan, e Simone Folletti, responsabile dei preparatori atletici. Qui invece passatemi il termine, un autista d'eccezione, Rudy Tavana, medico sociale del Milan, che riporta Balotelli verso la clubhouse. Stiamo facendo un po' la telecronaca di quello che è stato vissuto stamattina da Balotelli a Milanello, quindi è risalito verso la clubhouse, e qui l'incontro anche con Stefan Sharawi, che aveva il grande desiderio, più volte espresso anche ieri, ribadito, rimarcato, di avere nuovamente con sé, o comunque insomma di stare insieme a Mario Balotelli. E qui le tre creste particolari, le tre creste che contraddistinguono
il Milan in questa stagione mancava quella di Mario, qualcuna si è un po' ammorbidita di cresta, vedi ad esempio quella di Philippe Mexès, un po' più folta e un po' meno alta quella di Robinho, sembra essere quasi svanita quella di Constant, però le tre creste ufficiali al momento sembrano essere proprio queste, quella di Niang, quella di Balotelli e appunto quella di Stefan Esharawi, comunque arrivati abbastanza presto anche loro. Ricordo l'amichevole alle 14.30 oggi nel centro sportivo di Milanello e di conseguenza poi nel corso della giornata gli aggiornamenti sul lavoro sì di Balotelli ma soprattutto della squadra, quindi squadra che ha dovuto comunque arrivare presto nel centro sportivo di Milanello, chi magari aveva necessità di pranzare, chi invece non aveva necessità di pranzare si portava direttamente negli spogliatoi. E qui continuiamo intanto con le immagini, tra poco avremo anche la foto, una foto in grafica della maglia presentata da Balotelli proprio stamattina nel centro sportivo rossonero, il sorriso. Lo stadio dovete essere tanti, se no non giochiamo. Sì, anche io non voglio giocare, sì, i tifosi non vogliono venire allo stadio perché adesso track a San Siro. Benissimo, liberi tutti, andiamo. Questo è una sorta di appello, tra poco magari